Che dire, sono veramente emozionato per questo gran successo del presepe vivente qui alla Badia. Voglio spiegare rapidamente perché questo presepe, soprattutto il nome, il presepe a luci rimbambolo, perché c'è questa comunque visione mitologica della strada degli incantesimi, ma non è assolutamente attribuito alla figura del cirimbambolo, ma a luci rimbambolo. Il nostro presepe vivente vuole caratterizzare, diciamo, il connubio tra la storicità, perché comunque qua siamo nel cuore di Canicattì, con un palazzo storico. Ricordiamoci che ha origine del barone Fausto e Niccolò La Lomia e anche della famiglia Lombardo. Possiamo dire che siamo veramente emozionati. Io un mio ringraziamento affettuoso e con tanta umiltà la devo dare ai miei ragazzi. E con tanta umiltà dico i miei ragazzi perché mi hanno dato fiducia a me, la stessa fiducia che magari io non l'ho ripagata con una mole di lavoro manuale, perché faccio personalmente un lavoro che mi impegna, però devo dire solo grazie ai miei ragazzi perché mi hanno fatto presidente di questa bellissima associazione. Ragazzi che sono venuti con bambini, hanno lasciato amori, famiglie, hanno sudato veramente giorno e notte, quindi questo ci gratifica e questo successo non ci può che onorare. La scorsa volta abbiamo volutamente, grazie alla voce di Daniela Saieva, dare un documentario di quello che è del presepe, perché mi aspettavo per la mia Canicattì questa intervista nel cuore del presepe e all'interno del centro storico, proprio qui dove stiamo vivendo. Io ringrazio le figure che mi sono state vicine, per l'emozione magari mi posso dimenticare qualcuno, quindi io ringrazio il consiglio direttivo e tutti i membri che hanno lasciato aziende, famiglie per realizzare questo vero e proprio evento, perché è un evento di Natale che ci unisce, grazie anche comunque al comune di Canicattì che ci ha fornito il servizio pubblico e la luce, che non è da poco, quindi grazie anche a loro.